Ciao a tutti, finalmente oggi vado a presentarvi una ricetta thailandese. Faremo infatti il curry di zucca thailandese, ricetta perfetta per qualsiasi persona perché non contiene glutine e se siete vegani potete sostituire la salsa di pesce con il sale come poi vedrete nel video. Bene, vediamo come realizzarlo. Ci servirà 500 g di zucca pulita, questa è più o meno un chilo, poco più, una volta pulita sicuramente sarà intorno ai 500 g, ma dopo andiamo a verificare. 250 ml di latte di cocco, 250 ml di acqua, una cipolla, un peperoncino di questi qua grossi se lo trovate, altrimenti due di quelli piccoli, del basilico Thai se lo trovate, altrimenti niente perché il basilico italiano ha tutto un altro gusto, quindi piuttosto non mettetelo. Un cucchiaio di salsa di pesce, se siete vegani potete sostituirla con un cucchiaino di sale. Un cucchiaio di olio di semi e 2 cucchiai di curry rosso in pasta. Questo qui. Per prima cosa andiamo a pulire la zucca e la tagliamo a dadini. Pulito e pesata la zucca, adesso passiamo la cipolla, poi andiamo a farla rosolare. Il nostro curry di zucca è pronto, adesso impiattiamo e completiamo con il peperoncino e 2 foglie di basilico fresco. Spettacolo, il curry è sempre buonissimo. Solitamente abbinato con il riso, io ho utilizzato del riso rosso, ma secondo me è anche buonissimo con il pane senza lievito che ho realizzato ieri. Stasera cena andrò a provarlo e magari ve lo scrivo nei commenti. Bene, vi saluto tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ricordatevi di iscrivervi al canale e di guardare gli altri video. Ah, lasciatemi un bel mi piace. Ciao ciao!